Entropy Fest 2020, quarta edizione, siamo nuovamente qui. In realtà siamo 3 contro 1 questa sera e non mi piace su questo tavolo, quindi dovrei tirarmi indietro, fare un passo indietro, ma invece no, perché non siamo a Sanremo e questa cosa non ci piace, anzi ci piace essere qui all'interno del Lupolo Saloon, siamo a Roletto di Pinerolo. Ancora una volta parto prima da Paolo, chi ci ospita, quarta edizione Entropy Fest, ancora una volta hai deciso di sostenere questo concorso. Sì, per noi è importante dare un'opportunità ai nuovi gruppi, sia emergenti sia cover band, che comunque sia qui trovano uno spazio per poter suonare, cosa per me molto più difficile, molto più rara in questo mondo di musica, sempre più difficile poter far suonare dei gruppi, e quindi siamo contenti della collaborazione che abbiamo con loro, ma poi parleranno loro sulle loro discussioni, e quindi siamo contenti di essere qua e di fare la quarta edizione. Ottimisti per la quinta, la sesta e la settima edizione. Caspita, quindi già un lancio, diciamo così, Douglas, dovete mettervi al lavoro per già pensare alle prossime edizioni. Tanti gruppi non mancano. Una cosa sola, ma il Lupolo, il saloon di per sé è un posto dove ci si prende a scazzottate, la musica fa dare scazzottate, nel senso può arrivare al cuore e quindi dare un grande colpo? Sicuramente, speriamo che sia un colpo emotivo e non fisico, per cui sicuramente cerchiamo di creare emozioni, o meglio, quelli che suonano dovrebbero creare emozioni, per cui il saloon, se penso che sia l'ambiente ideale, fin dai tempi storici si suonava nei saloon, e quindi comunque sia, penso che questo sia l'ambiente ideale per poter suonare e far creare emozioni alle persone. Allora, intanto poi continueremo in chiusura magari a dare qualche altro appuntamento al di là dell'Entropy Fest, ma veniamo a voi. Organizzatori, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo da mettere, no? In ballo, in gioco, perché un concorso come questo, al di là del numero sempre maggiore di iscritti, di gruppi, deve dare anche qualcosa di nuovo e di diverso. Questa quarta edizione che cos'ha di speciale? Allora, sicuramente siamo riusciti a correggere pian piano un po' il tiro. Nella prima edizione ovviamente eravamo un po' più inesperti, diciamo, man mano andando avanti siamo riusciti a correggere un attimino il tiro e quindi a fare degli sviluppi interessanti per quanto riguarda l'organizzazione. Con Douglas ci dividiamo bene i compiti, adesso c'è anche Stefano insieme a noi, e cerchiamo di catalogare bene tutti i vari compiti tra i 3 organizzatori. Questa è la cosa principale, secondo me, per una buona riuscita del festival, nel senso che l'organizzazione e la pianificazione di tutto ciò che riguarda le date è importantissima. Quindi questo l'abbiamo migliorato pian piano con il tempo, cerchiamo di essere più efficienti possibili, sicuramente. I premi abbiamo continuamente riconfermato quello che siamo riusciti a conquistare, diciamo, dalla prima, poi dalla seconda, terza e quarta edizione. Sono premi comunque interessanti, quindi si ha la possibilità per le band di vincere qualcosa che possa essere utile. Questo è il nostro obiettivo, cioè, nel senso, il nostro festival è gratuito, quindi tutte le band che vengono qui hanno comunque dei premi, anche chi non vince. E questo non è da poco. Esatto. Oltretutto essere gratis, l'abbiamo anche ricordato con Douglas nella nostra chiacchierata su TRS Radio. Douglas, dicevamo, insomma, non è facile anche scegliere i gruppi, però lo si fa anche in base, diciamo così, a dei criteri, no? Sì, diciamo che nulla è facile oggi per quanto riguarda la musica in generale e il rock in particolare. Siamo tutti ben coscienti che è un periodo di crisi per il rock in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, che non è mai stato un grosso mercato per la musica rock. Quindi noi ci proviamo, ci mettiamo tutto l'impegno possibile, fino adesso i risultati non sono mancati, siamo veramente molto contenti. Penso che una delle novità di quest'anno è che abbiamo dato più varietà ai generi musicali. Per le prime edizioni del festival erano, per i gruppi che si iscrivevano, molto più indirizzate verso il metal estremo, il metal e tutto quanto, che era giusto perché comunque era il mercato che ci arrivava da fuori. Quest'anno è arrivata una varietà di proposte molto più interessante, quindi abbiamo un per esempio, adesso mi ricordo la New Wave anni 80, che è un genere che poi è sparito. Quest'anno abbiamo almeno 3 gruppi di New Wave, di Dark Rock, che rispecchiano quegli anni lì, quindi questa per noi è una novità perché non avevamo mai avuto gruppi di questo tipo. E abbiamo anche, parlando appunto delle solite battute cretine su Sanremo eccetera,
sera. In realtà abbiamo un sacco di musiciste donne. Bene. E siamo molto molto contenti di questa cosa. Per la prima volta abbiamo addirittura un gruppo di sole donne, cioè un gruppo tutto femminile. Ah, come le Forlorn Blondes. Da noi, al contrario rispetto all'Ariston, diciamo che tutti hanno il loro spazio e non hanno bisogno di fare passi in avanti né indietro, siamo tutti uguali. Ma a proposito di non fare passi avanti e indietro, voi non vi siete mai sbilanciati anche nelle altre edizioni? Avete ascoltato prima i gruppi logicamente per selezionarli. Nelle tre edizioni passate, il gruppo che ipoteticamente avevate scelto come vostro vincitore si è poi rivelato tale. Ricordiamo anche che tra l'altro c'è anche il premio del pubblico che va a concorrere, insomma, anche così una cosa in più che viene data in questo concorso. Allora, per quanto mi riguarda abbastanza, cioè nel senso che la scelta chiaramente dei gruppi noi la facciamo, siamo in 3/4 e quindi la facciamo un pochetto in relazione ai nostri gusti personali, ma anche a delle valutazioni tecniche. Quindi i gruppi che scegliamo li andiamo ad analizzare su più aspetti. Posso dire che il risultato finale è abbastanza come prevedevo, sì, quello sì. Ma anche perché quello che avevo sentito, diciamo, in disco, quindi come audio, poi alcune, cioè parecchie band sono riuscite a riconfermarlo dal vivo. Questo secondo me è uno degli aspetti più importanti, cioè essere fedeli nel disco, dove tu sei in studio di registrazione, quindi hai la possibilità di fare tutti i vari ritocchini, però poi dal vivo parli chiaro e quindi devi riconfermare il tuo. Sono d'accordissimo con Mattia, aggiungerei che una volta che hanno vinto il festival i gruppi principali che poi si sono dimostrati vincitori hanno avuto poi delle carriere musicali interessanti. Per esempio il primo anno i Fit SRL da Bologna sono andati poi in tournée in Giappone, hanno firmato un contratto discografico, hanno fatto un altro album, stanno suonando per delle realtà nazionali e internazionali importanti. Sono andati su Prog, detto prima. Sono andati su la rivista internazionale di Prog, la musica Prog, diciamo, più conosciuta al mondo, sono andati a finire anche lì sopra. I Legacy of Silence, che hanno vinto 2 anni fa, hanno avuto un contratto discografico e anche i secondi in Nowhere. E diciamo che in generale, adesso vediamo cosa succede quest'anno, però in generale quelli che vincono poi dimostrano di essere anche quelli che vanno più avanti. E quindi, insomma, siamo contenti di dare comunque una porta aperta, un'opportunità in più ai gruppi, che poi gli permette di fare da trampolino di lancio per quello che poi succede dopo, e da lì in poi ovviamente dipende da loro. C'è qualcosa che manca ancora all'Entropy Fest e che magari ci state lavorando anche per il prossimo anno? Ma allora, secondo me, purtroppo, come prima diceva Douglas, la difficoltà in questo momento è il fatto che il pubblico è un po' meno pronto rispetto ad una volta, cioè le nuove generazioni non hanno più probabilmente voglia di uscire di casa per vedere musica dal vivo. E quindi la difficoltà, secondo me, cioè quello che stiamo cercando pian piano di migliorare, magari sulle cover, un po' sugli originali, tutto quanto, è riuscire a coinvolgere maggiormente le persone del pubblico. Questo è importante. Sì. Allora, lui è sempre diplomatico, io lo sono molto di meno. Sono più diretto. Allora, questo festival era nato per dare un'opportunità alla musica del pinerolese e tutto quanto. Io questa sera onestamente vedo gente qua, ma non vedo nessuno di Pinerolo. Cioè, mi chiedo dov'è la scena musicale pinerolese, sto parlando a voi. Ok, perché abbiamo fatto tutto questo per voi e il festival ha un grande successo oramai a livello nazionale, però Pinerolo si deve dare un po' una svegliata, sia a livello di pubblico che a livello di musicisti. Allora, a proposito di pubblico, passiamo anche la palla a Paolo, no? Il pubblico pinerolese avrà ovviamente i suoi gusti, giustamente le sue esigenze. Noi cerchiamo, come Luppolo, al di là di questa serata, di fare una programmazione che dal martedì alla domenica, tranne lunedì che siamo chiusi, è molto varia, dal twist al latinoamericano ai concerti con l'Entrofi, con serate, con cover band in generale. A venerdì e sabato c'è la serata discoteca, a domenica c'è il burlesque, il country, il ragazzo che fa un pole dance, quindi pensiamo di dare un programma molto, molto vasto e molto ampio per cercare di soddisfare le esigenze del pubblico pinerolese, anche di Frossasco piuttosto che di Cumiana, quindi comunque sia del territorio vicino a noi. Allora, prima poi di ricordarci l'indirizzo, anche per lasciarlo impresso su TRS Radio, io volevo chiedere, Entropy Fest quindi inizia questa sera con la categoria originali, andrà avanti fino a quando? Quando sapremo i vincitori?
Allora, le finali sono a fine aprile per la categoria originali, che inizia stasera, e poi l'altra categoria, covers e tributi, ai primi di maggio. Adesso per le date esatte bisogna andare sui siti, perché ce ne sono talmente tante che non me le ricordo più. Assolutamente sì, quindi Mattia, ricordaci quali sono i siti da seguire e naturalmente un ringraziamento anche agli sponsor. Allora, abbiamo la nostra pagina Facebook dove mettiamo assolutamente tutti gli aggiornamenti, il sito internet della Black Swan dove c'è all'interno la sezione apposita Entropy Fest, la pagina Instagram anche, che viene in parallelo aggiornata insieme a Facebook, quindi ci potete praticamente trovare su quasi tutti i social network. Douglas è sempre molto disponibile e molto dettagliato per quanto riguarda tutti gli eventi, quindi non potete sbagliare, voglio dire, è tutto ben chiaro. Assolutamente no, e chi volesse invece raggiungere fisicamente il posto dopo aver guardato sui varie pagine social tutto quello che ha a che fare con l'Entropy Fest e non solo in questo caso, dove deve venire? Deve venire a Roletto in via Torino 1. Al Lupolo Salù, ovviamente, ci mancherebbe. Troviamo il Lupolo. Al Lupolo Salù. Allora, io ringrazio Paolo del Lupolo Salù, ringrazio Douglas, ringrazio Mattia, organizzatori dell'Entropy Fest, quarta edizione. Che dire, abbiamo ancora tante serate da passare insieme alla buona musica, ma soprattutto a un locale che sa accogliere, che sa mettersi a disposizione di quella che è la nuova generazione e non solo. L'importante è noi che la musica... Noi ci speriamo e cerchiamo di impegnarci per riuscire ad ottenere buoni risultati. E certo, perché la musica non si molla, la musica accomuna tutti, grandi e piccini. Venite qui e lo scoprirete. Ciao!